Buongiorno, sono il direttore dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione. Anche l'ICCD ha deciso di partecipare al programma Io Resto a Casa. Con questo non significa che le nostre attività si siano fermate ed è proprio per questo che vi invitiamo a visitare il nostro sito internet e a cercarci sui social. Vi accompagneremo in questi giorni in cui anche noi lavoreremo da casa, presentandovi il nostro patrimonio e le nostre iniziative, che riprenderanno sicuramente non appena le condizioni torneranno alla normalità. ICCD conserva un'importante collezione di fotografie, ha ereditato il fondo del Ministero della Pubblica Istruzione e il Gabinetto Fotografico Nazionale, l'aerofototeca, a cui si sono aggiunti negli anni molte collezioni di privati. Valorizziamo con iniziative specifiche questo patrimonio e abbiamo invitato alcuni artisti, fotografi a lavorare con noi per dare di queste collezioni una importante valutazione critica. L'occhio del fotografo artista ci rivela importanti visioni delle fotografie che vogliamo condividere con voi. Tra le mostre che abbiamo dovuto rimandare c'è quella di Mario Cresci. Mario Cresci ha avuto il piacere di lavorare in istituto per alcuni mesi e ha proposto una mostra che vi verrà illustrata da una sua intervista e dai contributi degli altri collaboratori dell'ICCD. Invitato a partecipare al secondo appuntamento del ciclo ICCD Artisti in Residenza, Cresci ha consegnato una serie di stampe in bianco e nero ludiche e sorprendenti che restituiscono l'esito del suo dialogo con le nostre collezioni. Le residenze d'artista sono uno dei tanti progetti che l'Istituto sta portando avanti nell'ambito delle politiche sul contemporaneo, che mirano da un lato a interrogare attraverso sguardi diversi le straordinarie raccolte fotografiche che l'Istituto conserva e dall'altro a incrementare le collezioni con nuove produzioni di autori contemporanei. L'idea di coinvolgere per questa edizione Mario Cresci non ha bisogno di essere più di tanto spiegata. Cresci è stato partecipe di quella feconda stagione di rinnovamento della fotografia italiana che a partire dagli anni 70 ne ridefinì completamente i confini ed ha sempre concepito la fotografia come una forma espressiva integrata alle altre arti contemporanee, ponendo però sempre al centro della ricerca l'indagine critica e autoriflessiva sul linguaggio fotografico. Un approccio così dunque speculativo che però non lo ha mai distolto dal misurarsi con il quotidiano e anche dall'interrogarsi sul ruolo dell'artista, che ha inteso ridefinire e attualizzare anche nella sua dimensione, sociale, tesa al recupero di una intelligenza civile. In attesa di poter inaugurare insieme la sua mostra che aprirà presso la sede dell'ICCD a Roma non appena sarà passata questa fase di emergenza sanitaria, abbiamo voluto condividere con Cresci e con voi alcune riflessioni che sono emerse nel corso della sua residenza. Quindi partiamo con una piccola intervista per condividere appunto spunti e riflessioni. Caro Mario, oltre al piacere e all'onore di collaborare con te, con un grande autore, con il valore aggiunto che deriva dall'acquisire tue opere per le nostre collezioni, il fatto che tu da tempo abbia rivolto la tua attenzione anche alle collezioni dei musei, alle istituzioni, diciamo all'arte fatta da altri, ha costituito un motivo in più per coinvolgerti. Cos'è che dunque ti affascina in questo guardare all'arte fatta da altri? Sai, ho sempre cercato di capire i percorsi ideativi che precedono l'opera sulla base di una forte curiosità, nella ricerca di valori nelle opere degli altri. La conoscenza penso che abbia bisogno di questo sentimento, che aiuta a non sentirsi degli ombelichi del mondo. Occorre sempre, credo, insomma, imparare, imparare, come scrisse Louis Bourgeois intorno ai 90 anni.
Naturalmente l'istituto non ha voluto indirizzare la scelta del tema da trattare, preferendo lasciare carta bianca al tuo intuito. Stefano Valentini, che è un fotografo dell'ICCD, fisico e un profondo conoscitore delle collezioni e delle tecniche storiche, è stato per così dire il tuo Virgilio e ti ha guidato in questi meandri degli archivi tra database, classificatori rotanti, cassettiere, depositi climatizzati, scatole, album, alla ricerca di quei fondi fotografici che meglio potessero stimolare il tuo interesse. Che effetto ti ha fatto trovarti immerso in questo paradiso fotografico, nelle raccolte fotografiche dell'istituto? Beh, certo che detto così, sia Stefano che io ti siamo grati di questo riferimento dantesco, Dante, Virgilio, ma di certo, no, a parte gli scherzi, è stato il lavoro di Stefano è stato prezioso perché mi ha accompagnato veramente dentro gli archivi dell'ICCD, dove ci si perde, no? Ci si perde talmente. Talmente interessante, talmente belle sono le opportunità di ricerca che non avevo in mente nessun tema, argomento o storie particolari da ricercare. Beh, se non quello di lasciare aperte tutte le possibilità dovute a un felice incontro tra me e le antiche fotografie che mi passavano negli occhi. Sì, come dicevo prima, centinaia, una dopo l'altra, come un fiume in piena. Mi rendevo conto della grande importanza dell'archivio romano che Stefano mi stava proponendo volta per volta durante il nostro percorso nelle varie sale, nelle varie cassettiere. Un archivio in cui mi trovavo del suo immenso depositario di vite e di memorie che appariva in minima parte al mio sguardo, uno sguardo che era proprio la ricerca di qualcosa che mi potesse interessare. A conclusione poi di questa fase esplorativa hai scelto di lavorare su pochi nuclei, l'archivio del ritrattista Mario Nunes Weiss e una serie di fotografie di statuaria appartenenti a diverse collezioni pubbliche romane, da quelle della Gipsoteca dell'Università La Sapienza, del Museo Nazionale Etrusco, alla Galleria d'Arte Antica e di altri musei. Fotografie che fanno parte dell'archivio del Gabinetto Fotografico Nazionale. Il tratto ricorrente, tra questi soggetti è la rappresentazione della figura umana che tu hai individuato come tema, centrale della ricerca. Quindi, da un lato, i ritratti del bel mondo di Nunes Weiss, cantanti, attori, personaggi famosi, nobildonne e poeti, che Nunes Weiss fotografò a cavallo tra 8 e 900 e dunque palpitanti di vita, sguardi, carne e sangue, e dall'altro invece le fotografie di sculture in marmo e in gesso, per lo più di ambito greco-romano. Come è avvenuta questa scelta? Sai, esplorando l'archivio si è delineata quasi subito l'idea di una scelta orientata alle foto dell'archivio di Nunes Weiss. Intorno agli anni Ottanta, agli Alinari a Firenze, mi avevano incuriosito delle sue fotografie di deliziosi nudi femminili che erano stampate sull'asse di vetro e spaccate volutamente negli anni successivi. Credo negli anni successivi, come segno di censura, forse da parte dello stesso fotografo. O forse da parte di solerti e imbecilli censori. E lì il tema dell'umano e della sua rappresentazione in fotografia ha preso così in me consistenza mentre guardavo i numerosi ritratti realizzati da Weiss, realizzati appunto, dicevo, tra la fine dell'Ottocento e il primo del Novecento a Firenze, in un'epoca in cui nel capoluogo toscano Eleonora Duse stringeva amicizia con la danzatrice americana Isadora Duncan, che era innamorata di Firenze, insieme al suo compagno, lo scenografo inglese Gordon Craig. E la pittura di ritratto non era ancora del tutto soppiantata dalla fotografia, ma era comunque la medesima che iniziava a fornire i tracciati fisionomici e le posture dei soggetti dipinti da Weiss. Weiss fotografava nella sua sala di posa. Era una grande sala di posa che nel centro di Firenze, in un palazzo sontuoso, ed era un fotografo un pochino dandy, diciamo. E questo aspetto simpatico mi ha molto affascinato. Quindi ho scelto una serie di fotografie
con persone femminili, perché ho avuto l'impressione che il suo sguardo sul femminile lo liberasse da certi schemi compositivi della pittura e che il gioco delle luci, delle ombre sui vestiti e l'espressione dei volti, con lo sguardo quasi sempre rivolto al fotografo, avessero maggiore ricchezza di dettagli e maggiore libertà di posizione rispetto ai ritratti maschili piuttosto omologati tra loro. Ma la prima scelta era quindi rivolta al tema dell'umano. È nato così il tema dell'umano, attraverso le foto di Weiss, al femminile, ripreso in fotografia da lui. La seconda scelta è stata quella dell'umano visto in alcune sculture di epoca romana, che erano alle radici e sono alle radici della rappresentazione della figura scolpita dal mondo greco a quello romano, in cui il concetto di copia era per la cultura di Roma un grande motivo di conoscenza. Il lavoro che ci hai consegnato è dunque l'esito, come dicevamo all'inizio, di questo tuo rapporto con queste fotografie. E sono una serie di stampe in bianco e nero ottenute rielaborando, alterando, isolando e reiterando alcuni particolari delle fotografie originali. Ci vuoi raccontare qual è stato il processo di elaborazione di questo lavoro? Il procedimento di lavoro che ho adottato è stato molto semplice ed è iniziato dalle immagini ad alta risoluzione dei soggetti prescelti che ho post-prodotto in digitale usando la semplice funzione dei livelli di Photoshop, con i quali è possibile ottenere numerosi gradi di trasparenza, posizione dei toni del bianco e nero. Ma ho dovuto guardare più volte la stessa fotografia prima di decidere le mie scelte formali per non correre il rischio di trasformare la stessa in un'altra immagine, lontana dalla sua identità originale. In alcuni casi ho impiegato molte ore di lavoro per stabilire la natura del mio intervento, soprattutto per ridurre al minimo la pesantezza dei segni e delle forme inclusive che entravano nelle fotografie e nella materia stessa dell'immagine, ormai trasferita nello suo stato originale, digitale. Segni leggeri, segni pesanti, segni moltiplicati, ricavati da un solo o pochi particolari dell'immagine. Segni e forme ricavate dalla stessa immagine che diventano altro, altri segni, altri significati che si svolgono nello spazio della fotografia di base, come se questa fosse la fonte di tante altre immagini. Altrettanto interessanti nella loro trasformazione geometrica e così via. Questi ritratti, se vogliamo dire, sono stati dunque un pretesto per te per una serie poi di sperimentazioni visive, anche se sembra essere sempre presente il rispetto dell'autore che le pensò in origine. Ecco, come ti poni nei confronti dell'autore delle fotografie che poi tu rielabori? Che rapporto instauri? Ma ho sempre provato un gran piacere nell'utilizzare con attenzione e rispetto le opere storiche di altri autori, non solo fotografi, autori, artisti, nella storia dell'arte, nelle arti, nell'arte moderna, nell'arte contemporanea. E quindi anche le fotografie sono entrate, fotografie fatte da altri autori. Questo mi ha sempre interessato. E ciò che mi muove è il bisogno di entrare dentro le cose per conoscerle, entrare dentro le immagini per scoprire ciò che mi comunicano a livello percettivo e cognitivo. E forse è una grande curiosità che hanno molti artisti, la curiosità di conoscere, di sapere, di essere dentro alle situazioni da scoprire, opere che vanno lette e quindi materiali che si possono utilizzare, materiali non solo fatti da te, ma anche da altri. E quindi la fotografia soprattutto per me è un'icona, è un'immagine che in questo caso mi è servita proprio per partire con un altro progetto, un'altra idea, ma grazie alle foto di Weiss e all'idea della gipsoteca, delle sculture, diciamo. In questa attitudine alla manipolazione mi sembra di rivedere un richiamo, di trovare un richiamo ad alcuni tuoi lavori precedenti, come la serie Fotogrammi di affezione realizzata a Tricarico nel 67 o anche la serie Copia di copia realizzata all'inizio degli anni 80 a Matera. Quindi
Qual è il filo conduttore? Sì, sono state le prime sperimentazioni in fotografia che hanno segnato negli anni il mio desiderio di analizzare le trasformazioni delle immagini, immagini fotografiche fuori dagli schemi, dalle tradizionali teorie del fotografico di allora. Stiamo parlando degli anni 60, 60-70, molto lontani ormai. Allora eravamo pieni di fotoreportage, di Cartier-Bresson e di un concetto della fotografia molto legato al realismo, una fotografia legata al reale, insomma, no? Per cui sperimentazioni non se ne facevano, insomma, almeno in Italia. E con fotogrammi d'affezione avevo ripreso la ricerca sulle origini della fotografia e sui radiogrammi di Man Ray attraverso lo spostamento e la ripetizione di una parte simbolica di una figura femminile. Mentre in copia di copia diventa più esplicita l'idea di una contaminazione tra fotografia e disegno. Quindi è un processo di contaminazione dell'immagine, della fotografia che nasce in un contesto formativo di quegli anni che era collegato al design, per esempio, alle teorie del design. Alcune scelte operate poi nel corso del lavoro mi sembra che vadano a sottolineare l'importanza che tu assegni e che appunto hai voluto evidenziare della natura fisica dell'oggetto fotografico, quindi non solo la fotografia come soggetto, ma come oggetto. Penso per esempio all'utilizzo dei numeri di inventario al posto delle didascalie, o all'inclusione del bordo nero del negativo nella restituzione finale delle opere, o anche la scelta grafica del catalogo che vede appunto fogli sciolti racchiusi come un portfolio in una scatola di tipo conserva in un diciamo un cartone di tipo conservativo. Tutti questi particolari rimandano al concetto di archivio e ci ricordano che anche la collocazione fisica degli oggetti fotografici nel loro destino errante e migrante, merita di essere osservata con intelligenza. Perché hai voluto sottolineare questo aspetto dell'archivio? Mi ha sempre interessato il momento di elaborazione del percorso ideativo del progetto, a integrazione della lettura finale dell'oggetto realizzato. La storia, la memoria, il rapporto tra il tempo passato e il presente e le loro potenzialità di studio e di analisi per le ricerche sono i miei, per così dire, motori concettuali, no? Che mi hanno sempre più allontanato dalla fotografia intesa come linguaggio da non contaminare. In questo senso, la natura fisica dell'oggetto fotografico attraversa tutte le fasi della comunicazione e della fruizione. E in questo metodo trovo le ragioni di condivisione e di dibattito con il mondo. L'opera finita, sia essa un'immagine, un oggetto o un'azione performativa, è per me il risultato di un percorso di ricerca di senso che ingloba le varie fasi di costruzione del progetto, per cui la fase finale non è che la somma di varie fasi di avvicinamento all'obiettivo che si vuole ottenere. Beh, è un metodo di lavoro che proviene forse dalle discipline del design e dalle arti in generale. E questo credo che sia proprio vero, in sostanza. Possiamo dire che il tuo approccio alla fotografia è veramente globale. All'interesse per l'autore si somma l'interesse per la storia della fotografia, per la tecnica, per il soggetto, ma anche per l'oggetto fotografico. E anche l'interesse sempre presente, sempre attento per la fotografia intesa come linguaggio di segni, come grammatica visiva, come esperienza percettiva. Ma credo che tutto nasca dalla mia formazione giovanile, in cui non vi era una forte distinzione tra l'arte aulica e le varie forme di artigianato, quelle così ben descritte nel libro L'uomo artigiano di Richard Sennett, che è un libro stupendo, che sto leggendo recentemente, ma è un testo di riferimento molto utile anche per chi si occupa di arte, rapporti anche con l'immagine, con gli oggetti, eccetera.
Ho avuto la fortuna di avere dei bravi insegnanti e dei bravi compagni di viaggio che mi hanno aiutato a comprendere che l'arte è fortemente connessa alla nostra vita e a quello che noi siamo e che produciamo per noi stessi e soprattutto per gli altri anche. In questo senso aveva ragione Duchamp quando, insomma, è veramente eccezionale questa sua definizione, scartava il termine di artista per identificarsi meglio in quello di anartista, poneva in questo modo sullo stesso piano il pensiero con la libertà di scelta dei suoi comportamenti, fuori dai generi classificatori delle discipline artistiche in voga, no? E non c'è da meravigliarsi se Duchamp, più di chiunque altro, avesse compreso come la fotografia fosse il più potente mezzo di alterazione della realtà. Beh, uno degli obiettivi del programma di residenze d'artista è proprio quello di riattivare i significati stratificati che le fotografie storiche conservano. E le residenze, quindi questa riattivazione, è una delle modalità più fruttuose per risvegliare questi depositi, ricollocandoli nella contemporaneità attraverso uno sguardo d'autore. Pensi, che la fotografia possa rilasciare significati e narrazioni diverse nel corso del tempo, che mutano nel corso del tempo, o col variare dei soggetti che la osservano o dei contesti che la ospitano? Sì, penso che la realtà e dunque anche la fotografia non sia ciò che vediamo, quanto piuttosto quello che sentiamo nel trascorrere del tempo e che il sentire a sua volta muti con la frequenza e l'intensità del nostro vissuto, insieme al modo di vedere e di pensare il mondo. E in questo senso l'invito ad entrare in un archivio fotografico per partecipare all'azione, tu parli di rivitalizzazione, rivitalizzante, azione rivitalizzante. Vuol dire dare un senso oltre il tempo a queste immagini, coincide con la mia idea di rielaborazione delle immagini. A proposito di tempo, il titolo del lavoro, L'oro del tempo, riprende la frase che André Breton scelse come epitaffio della propria tomba, Je cherche l'or du temps. Perché questo riferimento? Beh, mi piace pensare che l'oro, unità di misura del massimo valore che noi attribuiamo a una cosa preziosa, sia la dote simbolica per andare oltre un tempo al presente, un valore aggiunto per entrare nella storia senza tempo, la storia senza tempo dell'arte. E la cosa curiosa è che la fotografia non è come la scultura che rimane, no? Una fusione in bronzo di una scultura è ben diversa da una stampa fotografica. Il potenziale della fotografia è proprio il tempo che essa ci lascia, la memoria che essa ci conduce e ci trasporta. E quindi il tempo è la dimensione ottimale del processo fotografico, del linguaggio della fotografia. Bene, grazie Mario e ti faccio un'ultima sorpresa. Non te l'avevo ancora fatto vedere, ma prima che iniziasse questo smart working, questa clausura forzata a casa, ci hanno consegnato il pieghevole della mostra, che è bellissimo, e avremo modo di vederlo insieme. Bene, e anche la cartolina. Un saluto a tutti, in attesa di vedervi dal vivo, speriamo prestissimo, all'inaugurazione della mostra di Mario Cresci. Grazie a tutte e ancora un grazie enorme a Mario Cresci. Cara Francesca, volevo ringraziarti per tutto. Ringraziare BCCD, il direttore, tutto il personale, insomma, tutta l'equipe di lavoro che abbiamo messo in atto in questi mesi di ricerca, di attività nel preparare la mostra, insomma. E,
Volevo anche farti un piccolo omaggio leggendoti un brano che riguarda il senso della, forse il senso del nostro lavoro. Qui ho un mondo in mano, no? Questo è il mondo, il nostro mondo, l'arte qua, l'arte del mondo, il tempo, la nostra storia, la nostra vita, qua dentro, qua in questo, sta nelle nostre mani. E allora ho trovato un brano molto, molto suggestivo che dice, recita così. Noi siamo abituati ad assegnare all'arte una dimensione sacrale, l'arte con la maiuscola, una specie di recinto privilegiato dove le forme sono pure e belle. In realtà, come ha rilevato Nicolas Bourriaud, no, niente, vabbè, si tratta di produrre degli affetti sul mondo, di compiere letteralmente una performance. L'aspetto performativo nell'arte è ciò che insieme avvicina l'attività dell'artista a quella di altre figure. Figure sociali, creative, che costituisce nello stesso tempo l'etica del fare artistico. La performance nell'arte è ricerca del senso, costruzione di senso, attraverso l'elaborazione e la presentazione di artefatti problematici. Tutta l'arte è concettuale. È stato detto molte volte, lo è anche perché suscita domande, tenta di estendere la dimensione del senso oltre al senso comune, vale a dire che il corso del senso deve essere sospeso perché il senso abbia luogo. E qui c'è il problema della poesia. E quindi l'oro del tempo, prima cercavo di spiegare il titolo, no? L'oro del tempo forse si collega anche a questo senso della ricerca di una forma di espressione poetica del vedere, del sentire e tutto ciò che questo attiene in noi e che forma un unicum, che non è più un problema relativo solo al vedere, ma al sentire le cose, a percepire il mondo, a percepire il mondo come un qualcosa che in cui noi ci siamo, in cui noi apparteniamo, a una comunità, a un desiderio di conoscenza soprattutto, è un desiderio di condivisione, ricerca, sperimentazione. Questa è, credo, il senso dell'arte, il senso del fare, del pensare, del produrre arte. E quindi, come vedi, siamo al di là del semplice aspetto del linguaggio, no? Della fotografia. Ecco perché l'esperienza dell'ICCD, attraverso le foto di Nunes Vai soprattutto, ma anche delle statue marmoree, greche, romane, è stato per me un'esperienza emblematica e anche ricca di queste riflessioni. Ecco, questo volevo dirti al di là del rapporto, diciamo, ufficiale che io e te abbiamo rispetto a questo tempo, no? Al tempo in cui il coronavirus ci obbliga a stare in casa, ma nel sentimento dentro, un sentimento invece di speranza, di una libertà di poter procedere in questa dimensione, in questo desiderio di possedere, di stare dentro alle cose del mondo. Questo volevo dirti, e quindi ringraziarti anche dell'opportunità che mi hai dato per poter fare questo progetto molto bello, che spero di vedere presto. Insomma. Un bacione e grazie di tutto di nuovo. Ciao.